Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Siamo a Firenze per la manifestazione che si è svolta questo pomeriggio dalle 17 in poi. Una manifestazione regionale lanciata proprio ieri dal sindaco di Firenze Dario Nardella per la pace in Ucraina. E proprio oggi la comunità ucraina ha raccontato le atrocità di questa guerra, cosa sta succedendo, e ancora una volta tutta la Toscana chiede la pace. Il servizio, vediamo. È una catastrofe, stanno bombardando nostre città, stanno rasando al suolo, muoiono nostri soldati difendendo la nostra dignità, indipendenza, libertà, muoiono bambini, muoiono donne. In questa situazione il vostro appoggio, il vostro supporto non ha prezzo. La Toscana chiede pace per il popolo ucraino e lo dimostra da Piazza della Signoria, oggi a Firenze gremita di gente come non mai. Ieri il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aveva lanciato l'idea di una manifestazione regionale. Presenti anche alcuni dei sindaci che hanno partecipato al forum in questi giorni e il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Io credo che da qui noi dobbiamo dare coraggio al popolo ucraino, anche per questo legame storico tra Firenze e Kiev. Noi chiediamo immediatamente che si apra un negoziato per la pace a oltranza. Grazie, perché le istituzioni devono essere unite, perché quando, cioè già qui abbiamo visto nel condannare questa guerra inaccettabile, e oggi lo diciamo con forza da questa piazza, non alla guerra, non a questa guerra, a nessuna guerra. E i primi profughi stanno arrivando in Italia, anche la Toscana si sta preparando proprio per accogliere. Domani ci sarà un incontro, una riunione nel pomeriggio in prefettura, proprio è stata convocata, ci sarà la Curia, il Comune, la ASL Toscana, ci sarà anche la Questura di Firenze e sicuramente anche per quanto riguarda l'Ucraina la Console, proprio per fare il punto per l'accoglienza. Ma di profughi e dell'accoglienza ne ha parlato questa mattina Chiara Valentini con il Presidente Giani, vediamo. La Toscana è pronta a fare la sua parte per i profughi ucraini già arrivati a Trieste e per altri che arriveranno. Noi li accoglieremo, la solidarietà in questi casi è fondamentale, una solidarietà verso un popolo molto vicino, un popolo che vive nel cuore dell'Europa, che ha una sua identità straordinaria. Kiev è detta la seconda Gerusalemme perché è stato nell'Europa della storia il crocevia di culture, popoli, identità religiose. Il presidente Giani invita ognuno a fare la sua parte e a non perdere la speranza. Io invito tutti gli italiani che dicono: ma ora cosa succede a noi, il costo dell'energia, e quindi probabilmente magari pensano a, diciamo così, a dare per scontato l'Ucraina già divorata dalla Russia. È sbagliatissimo questo. Noi dobbiamo fare tutti i sacrifici possibili e immaginabili, ma la democrazia, la libertà, l'autodeterminazione dei popoli non sono dei beni da negoziare, sono i valori fondamentali di ogni comunità. Oggi sono messi in discussione dal dittatore Putin in Ucraina e noi dobbiamo essere senza se e senza ma vicino al popolo ucraino. E oggi si è chiuso a Firenze il forum dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, stamani la messa in Santa Croce, non era presente il Papa per il dolore al ginocchio, quindi ha dovuto rinunciare a questa giornata, ha fatto però l'Angelus da Roma, ha parlato e ha fatto l'appello per la pace, ricordando tra l'altro la Costituzione italiana. Era presente però oggi il Presidente Mattarella, che è venuto proprio per la messa. Il Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha detto: Firenze è il centro della speranza di pace. Quando ho chiamato il presidente Mattarella per invitarlo alla messa, era appena stato rieletto. È il primo appuntamento che segnerò in agenda, mi ha risposto. A raccontarlo è il cardinale Giuseppe Bassetti, che stamani ha ufficiato la messa in Santa Croce al posto di Papa Francesco, bloccato da un forte dolore al ginocchio. Dopo la dolorosa rinuncia del Papa si erano rincorse le voci di un possibile forfè anche del Presidente della Repubblica. Invece Mattarella è venuto, una visita lampo, solo il tempo delle celebrazioni in Santa Croce. Come da programma all'interno della Chiesa, i più fragili, fuori i parrocchiani in possesso di pass.
Nonostante la piazza fosse aperta, entro una certa ora chi volesse entrare fino a esaurimento posti è rimasta in parte vuota. Il cardinal Bassetti, nella sua omelia, ha paragonato la pianura della Palestina citata nel Vangelo alla nostra Firenze adagiata nella piana dell'Arno. Non si trova su una vetta irraggiungibile e non è nemmeno una cittadella fortificata. Proprio qui il Signore, ha detto Bassetti, si è fatto trovare in questi giorni per rivolgere ancora una volta a noi pastori e a tutti i delegati presenti una parola di salvezza. Che la sofferenza dell'Ucraina sia circondata dalla nostra preghiera, ha detto l'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, chiedendo per il paese gesti di pace. Vescovi, sindaci, fedeli hanno potuto seguire l'Angelus di Papa Francesco sui maxischermi posizionati sia in chiesa che fuori. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina, e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia. Ripeto, tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. Perché chi ama la pace, come recita la Costituzione italiana, repudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Nessun riferimento da parte del pontefice a Firenze o ai problemi fisici che gli hanno impedito di recitare l'Angelus dal Sagrato di Santa Croce come inizialmente previsto, un impedimento che secondo indiscrezioni non sarebbe legato solo ai problemi di salute, ma anche a dinamiche interne politiche in Vaticano. E la guerra in Ucraina è stato al centro anche della chiusura stamani in Palazzo Vecchio tra vescovi e sindaci proprio del Mediterraneo. Il servizio, vediamo. L'orologio della storia ha fermato le sue lancette a Firenze ed è suonata l'ora della pace e del dialogo. Esiste una coscienza mediterranea. La carta di Firenze è un raggio di luce nell'ora più buia in questo momento in cui sentiamo il rumore delle armi. Così il presidente della CEI, Gualtiero Bassetti, ha salutato vescovi e sindaci nell'incontro conclusivo dei due summit per la pace nel Mediterraneo, che ha visto uniti 60 prelati e 65 sindaci di ogni sponda del Mediterraneo. L'invito, sia da parte di Bassetti che del sindaco Nardella, è condividere la Carta di Firenze, una carta di pace, nelle proprie comunità e nelle scuole. Se il Mediterraneo è il protagonista di questa unione tra le città, i venti di guerra in Ucraina si sentono forti. No alla guerra, ha gridato il sindaco di Firenze, raccontando di una telefonata commovente avuta col sindaco di Kiev, al quale ha inviato le foto delle piazze piene di gente a sostegno della pace. Messaggi di pace sono arrivati anche dai sindaci di tre città simbolo: Atene, la città della polis, Istanbul, la città dei ponti tra culture, Gerusalemme, la città del dialogo. Prima di recarsi in Santa Croce, il cardinal Bassetti e il sindaco Nardella hanno incontrato, invece del Papa, alcuni rifugiati e profughi. E la Pira è il sindaco di Firenze che ha ispirato queste giornate, questi incontri. Allora c'era la guerra fredda, ma vediamo cosa ha rappresentato allora e che cosa rappresenta ancora per noi oggi la Pira. È chiamato il sindaco santo. Il processo di beatificazione è effettivamente in corso, ma santo lo chiamavano inizialmente i fiorentini, soprattutto quelli più poveri che gli riempivano le tasche di biglietti con richieste di aiuto ogni volta che lo incontravano per strada, e succedeva spesso. Perché Giorgio La Pira, sindaco di Firenze per due mandati tra il 1951 e il 1965, ha rivolto soprattutto a loro le sue azioni, tanto da essere a volte criticato per il suo comunismo bianco. Non è carità, è giustizia, rispondeva a chi obiettava che troppi soldi pubblici venivano spesi per i poveri. La Pira, nato da una modesta famiglia di Pozzallo in Sicilia nel 1904, era soprattutto uomo di fede. Sindaco negli anni a cavallo tra il dopoguerra e il boom economico, La Pira è il sindaco che ha creato il quartiere popolare dell'Isolotto, si è battuto contro gli sfratti arrivando a ordinare la requisizione di immobili vuoti.
È mio dovere fondamentale questo, dovere che non ammette discriminazioni e che mi deriva, prima che dalla mia posizione di capo della città, dalla mia coscienza di cristiano, furono le sue accorate parole in quel consiglio comunale. Si batté contro la disoccupazione, intervenendo concretamente nella soluzione di difficili crisi aziendali, dove il fattore uomo, come ricordava, doveva avere la medesima attenzione di quello economico. Incrementò l'edilizia scolastica e ricostruì Firenze. Al suo fianco in questa impresa Piero Bargellini, il sindaco dell'alluvione. Giorgio La Pira fu molto più però che sindaco di Firenze, non solo perché nei suoi primi anni di attività politica partecipò in maniera determinante alla commissione dei 75 dell'Assemblea Costituente. Il fondamentale articolo 2 della Costituzione è modellato su una sua proposta. Ma per comprendere la caratura internazionale del personaggio occorre arrivare agli anni 50. Nel 1952 La Pira organizza a Firenze il primo convegno internazionale per la pace e la civiltà cristiana, creando una frattura unica e assolutamente controcorrente nella divisione granitica della Guerra Fredda, una porta aperta al dialogo che nel 1955 porta nel capoluogo toscano i sindaci di tutto il mondo che in Palazzo Vecchio firmano uno storico patto di amicizia. Non finì lì. La Pira continuò per tutta la vita a gettare i semi del dialogo sul campo arido della Realpolitik di quegli anni. Visite istituzionali a Mosca, Pechino, in Vietnam, dove incontrò Ho Chi Minh. Il quotidiano francese Le Monde scrisse di lui in un articolo del 55: chi non conosce oggi questo piccolo uomo vivace e dolce, questo cristiano da shock che si è lanciato nella vita pubblica senza nulla concedere alla potenza del denaro, né perdere nulla del suo temperamento d'asceta, il fatto è tanto raro che sembra un miracolo. Un impegno per la pace e il dialogo che rendono La Pira l'ispiratore naturale, quasi 70 anni dopo, del convegno Mediterraneo Frontiera di Pace. E la città di Firenze è stata terreno fertile per molti preti che hanno creato uno spartiacque e in questi giorni sono stati ricordati Don Milani, Padre Maria Turoldo. Ecco, ripercorriamolo in questo servizio di Gigliola Cariti. Firenze e la Toscana hanno originato importanti figure del mondo ecclesiastico sia nel palazzo ma anche nella vita di tutti i giorni, con grandi personaggi animati di passione cristiana rivolta al sociale. Tra questi spiccano vari nomi come quello di Don Giulio Facibeni, che aveva reso Firenze spettacolo di fronte al mondo. Amico personale di Giorgio La Pira e come lui terziario domenicano, Don Facibeni fu esempio e maestro per una generazione di preti fiorentini, la quale, anche grazie a lui, ha lasciato una traccia profonda nella storia di Firenze nel travagliatissimo XX secolo. A lui si deve la creazione dell'istituzione dell'opera Madonnina del Grappa. Come non ricordare padre Ernesto Balducci dell'Abbadia Fiesolana, un uomo del Novecento che è riuscito ad anticipare e a intravedere i problemi del terzo millennio, come ad esempio quando nel 1990 intervenne aspramente contro gli avvenimenti di stampo razzista nel mercato di San Lorenzo a Firenze. Un personaggio singolare, molto amato dalla sua comunità, quella di San Frediano, Don Cuba, sempre dalla parte degli ultimi. La sua vita fu molto movimentata, con vicende strane come quella di celebrare una messa sul Kilimangiaro perché è il luogo più vicino a Dio. Enzo Mazzi fu un sacerdote ribelle, uomo di frontiera, parroco dell'isolotto a Firenze, noto alle cronache nazionali per la rottura con il cardinale Florit e la rimozione forzata da parroco nel 1968. Con Don Mazzi all'isolotto la messa era celebrata con l'altare rivolto verso i credenti e con la traduzione in italiano la Bibbia letta collettivamente alla luce dei problemi dell'attualità. La missione pastorale interpretata come una missione per il popolo e con il popolo. Padre David Maria Turoldo è stato definito un grande religioso e poeta caro alla Toscana per i 6 anni trascorsi a Firenze, presso la Santissima Annunziata tra il 1954 e il 1959.
Erano quelli gli anni di un cattolicesimo fecondo che seppe segnare la vita della città, in particolare attraverso l'esperienza amministrativa di Giorgio La Pira e del suo gruppo, ma non solo. Ma tra i personaggi legati alla Toscana c'è anche un altro grande cristiano, Divo Barzotti, prete, maestro, mistico, solitario, schivo insieme trascinatore. Parlava poco, ha scritto moltissimo, vivendo in un eremo, amato da tanti, seguito dai semplici, stimato dai sapienti, libero con tutti, nella chiesa, ma solo per Dio, unico centro della sua vita. Un altro prete di strada è Don Alessandro Santoro, prete della periferia fiorentina, un sacerdote che ha interpretato il proprio ministero come militanza sociale, il prete delle piagge, uno dei quartieri di Firenze più poveri, che è sempre stato ed è ancora in prima linea. Si merita di essere sorvolati così. Io mi fermo qui, ma vi ricordo questa sera alle 20:45 a Tutto Gol. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.